L'azienda Ospedali Riuniti riceve la certificazione di qualità ISO 9001 e con essa arriva anche un bel primato, perché ad Ancona la certificazione non ha riguardato i singoli servizi ospedalieri o reparti, ma tutto l'iter di diagnosi e cura, dalla presa in carico del paziente alle sue dimissioni, compresi i servizi amministrativi. Primo caso in Italia. Un percorso illustrato in una conferenza stampa tenuta all'auditorium Sandro Totti della struttura, che inorgoglisce e rafforza il concetto di qualità dell'azienda. Presidente, le certificazioni danno sempre il valore al lavoro che si fa in sanità, rappresenta qualcosa in più e questa struttura non può che essere all'inizio di questo processo. Il fatto che gli ospedali riuniti si siano certificati per 23 PDTA è una cosa molto importante. Significa che hanno messo a disposizione di un soggetto terzo la verifica delle attività che si fa. Per un cittadino che si rivolge a questa struttura, che già sapeva insomma di poter ricevere servizi di qualità, un valore aggiunto. Il fatto che si sa che ogni 3 mesi, attraverso il soggetto certificatore, qualcuno verrà qui e controllerà che le cose si fanno come sono dichiarate. È un'occasione per discutere se stessi, per guardare a fondo i percorsi che si fanno in modo che abbiano il massimo di qualità e di speditezza per il nostro cittadino. Un salto di qualità importante che poche aziende sanitarie hanno fatto in Italia, dovrebbe essere il primo caso di certificazione ISO 9001, ma insomma, per tutti i marchigiani qualcosa in più. Già sapevamo insomma, che qui il livello è molto elevato, la certificazione ci dà ancora più tranquillità e serenità quando ci rivolgiamo per il nostro percorso di cura alla sanità marchigiana. La parola d'ordine è qualità. Esatto, è un processo di qualità, un percorso di qualità, è una forma appunto di certificazione della qualità di quello che fai. Attraverso gli audit si vanno ad approfondire procedure scelte e il risultato è una qualità garantita, quindi un soggetto terzo che fa questo per mestiere e che ci viene a dire sì, sono andato, ho controllato e va tutto bene. La certificazione rilasciata dall'ente Italcert tramite medici e tecnici di altre aziende ospedaliere ha premiato la progettazione e la qualità dell'erogazione dei 23 percorsi clinico-assistenziali. Lo scorso 14 settembre gli ispettori hanno esaminato le cartelle cliniche di alcuni pazienti, la taratura delle macchine, ma anche i turni di lavoro del personale e altri parametri relativi non solo al rapporto tu per tu con il paziente. La valutazione è stata eseguita su 3 percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, PDTA, quelli per la gestione del tumore della mammella, al colon, retto e del melanoma. Questi 3 settori sono stati utilizzati come campione per estendere la certificazione a tutti i PDTA dell'azienda. È una certificazione ISO 9001 secondo la Vision 2015, quindi la più aggiornata. La differenza rispetto a quello che accadeva in passato è che si certificavano i singoli servizi, per esempio il laboratorio analisi, la radiologia, l'anatomopatologica, eccetera. In questo caso noi abbiamo certificato il percorso diagnostico e terapeutico che il paziente fa dentro la nostra struttura, che significa che un paziente entra, riceve una diagnosi. La diagnosi ha determinati standard anche lì di qualità, poi deve ricevere delle cure medico-chirurgiche che hanno determinati standard di qualità. Alla fine del percorso il paziente va valutato dal punto di vista degli esiti, cioè come sono andate le cose, abbiamo dato salute o no. Ecco, tutto questo percorso è una rivoluzione copernicana, perché la certificazione sta nel fatto che ci hanno certificato che il metodo che noi usiamo per adesso su 3 PDTA, che poi però valgono per altri 23 perché il metodo è lo stesso, è il metodo giusto per avere il massimo livello di qualità per il paziente. Chiaramente in questo c'è la certificazione di fatto di tutta l'azienda, di tutto l'ospedale, sia Torrette che il Salesi, perché il paziente passa per tanti servizi e quindi i certificatori sono andati a vedere anche quello che accade nei servizi e gli standard di qualità in questo senso. Tutti i risultati verranno esposti nella carta dei servizi, quindi verranno resi pubblici. Quindi le persone, quando leggono di noi, non riceveranno semplicemente una informazione, non avranno un'informazione di tipo commerciale, come fanno molti privati, no? Che ti promettono mari e monti. Noi diremo esattamente quello che siamo stati in grado di fare e quali sono i risultati di salute che siamo riusciti a dare, a erogare nei confronti delle persone. In Italia siamo i primi ad avere una certificazione per percorsi diagnostico-terapeutici. Questo è un
un importantissimo risultato, perché apre la strada a superare quello che è il male dei sistemi sanitari attuali, che è l'autoreferenzialità, cioè il fatto che si bada più ai nostri interessi come operatori che agli interessi dei pazienti. E quindi io penso proprio che si tratti di una rivoluzione copernicana, anzi dell'inizio di una rivoluzione copernicana. A sottolineare il valore della certificazione è stato anche il rettore dell'Università Politecnica, Sauro Longhi. È molto apprezzato questo progetto che ha portato avanti l'azienda, perché, come ho già detto prima, è una cultura dell'organizzazione, è una cultura che favorisce la qualità e di conseguenza anche l'efficienza dei servizi, in particolare quelli assistenziali. È una cultura che va diffusa, che va amplificata, è una cultura che richiede un continuo miglioramento. Non è ottenuta la certificazione, raggiunto il risultato, è raggiunto il risultato di capacità organizzative, ma le capacità organizzative devono portare a un continuo miglioramento. Ecco, questo noi nell'università è anni che lo adottiamo, sia nelle attività di formazione sia nelle attività di ricerca. Adesso lo stiamo allargando con l'azienda anche sugli aspetti assistenziali e questo è molto positivo. Ad illustrare l'aspetto tecnico dei rispettivi ambiti sono state le rappresentanti dei tre PDTA presi a campione. Giovanna Mantello, dirigente di radioterapia, ha spiegato che il tumore del colon retto rappresenta in Italia la seconda causa di morte per neoplasia ed è la seconda tipologia più diagnosticata. Per quanto riguarda il melanoma maligno, è stata la direttrice della clinica di dermatologia, Anna Maria Uffidani, a fotografare il triste primato delle Marche, con 30 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per anno. Mentre la dottoressa Rossana Berardi, direttore della clinica oncologica, ha ricordato che tra il 2003 e il 2017 il trend di donne colpite da tumore al seno è aumentato dello 0,9, ma allo stesso tempo è calata la mortalità, meno 2,2, grazie anche all'approccio multidisciplinare alle cure. Rossana Berardi, direttore della clinica oncologica Università Politecnica delle Marche Ospedali Riuniti di Ancona, nonché coordinatrice della Breast Unit, per capire qual è il lavoro che è stato certificato e che ha ottenuto questo importante riconoscimento, che diceva il direttore ci dà modo di non essere autoreferenziali ma di arrivare al paziente in maniera importante, decisa, di comunicare anche fuori questo vostro lavoro e impegno. Beh, certo, arrivare ad una certificazione così importante che appunto certifichi tutti i processi e i percorsi dei pazienti, in particolare quelli oncologici, sancisce che abbiamo un livello di qualità che si riflette proprio nella miglior cura dei nostri pazienti. È evidente che rappresenta un punto di arrivo importante del lavoro svolto in questi anni, ma nello stesso tempo un punto di partenza altrettanto importante per indurci a fare di più e meglio nell'interesse, nel caso specifico della Breast Unit, delle pazienti oncologiche. Breast Unit vuol dire tanti specialisti che lavorano insieme. Il core team è formato dal radiologo, dal radioterapista, dall'oncologo, dal chirurgo senologo, dall'infermiere case manager, dal patologo, appunto, che è una figura strategica, accennavo appunto proprio per la possibilità di modulare le cure, ma da tutta una serie anche di altri professionisti, chirurghi plastici, neuroriabilitatori, psico-oncologi e quant'altro, proprio per prendersi cura della donna dall'inizio, dalla diagnosi fino al termine delle cure. È evidente che questo indice di qualità anche in termini di tempistica, di coordinamento, ma soprattutto abbiamo dei dati scientifici che ci dicono che impatta sulla vita delle donne. 18% in più di sopravvivenza, che vuol dire di possibilità di vivere più a lungo, è proprio dovuto e legato all'attività multidisciplinare coordinata nell'ambito di un percorso strutturato. E la certificazione di oggi ne sancisce un po' la qualità.